de Latif, andiamo a ritirare l'Eco de Bergamo, il giornale. Io facevo il mio giro con la mia moto. Il mio giro era Sedrina, Brembila, San Pellegrino, Sogno, San Pellegrino, San Giovanni, Bracca e Serina. Lo che a me più o meno non mi piaceva è che era questa ditta mi faceva lavorare tante ore per non guadagnare niente, capito? Según la nómina me pagavano 600 euro. La nómina. La moto para laburare la guadagnaba yo. O sea, yo tenía que poner el mi medio de transporte, la mia benzina, el mio olio. Y he sido un ragazzo que ha sido troppo bravo para loro. Troppo bravo porque faceva 250 kilómetros tutti los giorni, desde las 3:30 de la mattina fino a las più o meno 12 del pomeriggio, de mezzogiorno, capito? Questa ditta di merda mi ha fatto lavorare prima all'Onero, quando ho tenuto l'incidente, ce l'ho documenti che mi hanno fatto lavorare all'Onero. Quando ho avuto un incidente in San Giovanni Bianco, lavorando in San Giovanni Bianco, e questo uomo mi ha detto: "Ah, Alvaro, tu ce l'hai diritto", perché prima non sapeva parlare italiano, prima non parlava spagnolo, diceva: "Scusa, mi ha fatto male, che è successo?" "No, no, tranquillo, domani ritorno un'altra volta al lavoro, non succede niente", mi ha detto. "Ah, va bene. Però e allora mi fa male il piede", mi fa male il piede. Allora io ce l'ho due tendini rotto, però io penso, no, che questo non si fa a tutti i ragazzi. Adesso loro sono approfittati di tutti i ragazzi che lavorano nella DIF e nell'Eco de Bergamo. Noi portiamo il giornale all'abbonato. Al che fa l'abbonamento dell'Eco de Bergamo, noi portiamo. Loro mi hanno fatto lavorare in nero, 3 mesi mi hanno fatto lavorare in nero, per farmi la prova. La prova sono 15 giorni, non sono 3 mesi. Dopo 3 mesi di contratto in nero, se mi scadeva il permesso di soggiorno. Dopo, recién loro me l'hanno fatto il permesso di soggiorno. Perché? Perché se non me lo fai il permesso di soggiorno, io te faccio la denuncia, e loro me l'hanno fatto. Io sono l'unico che ha lavorato bene con documentazione per la door to door. La door to door lavora per la DIF e la DIF lavora per l'Eco de Bergamo. È quello che mi fa arrabbiare. Un giornale che è una cosa più incredibile, che fa lavorare così in questa situazione, e allora che se arriva l'inverno, il freddo, io quando andavo a lavorare hacia San Pellegrino, io devo andare così, devo andare come osso, sì. E io guidavo una moto del 125, ti fai male, pum! Il peso della moto ti fa male, ti fa troppo male. E questo che me lo paga questa situazione? L'Eco de Bergamo? L'Eco de Bergamo non nos dà niente. La DIF, peggio, mi ha mandato a casa. Lo che mi fa arrabbiare a me è che hai tanti ragazzi che lavorano così, tanti ragazzi che lavorano così per la DIF. Loro ce l'hanno paura perché adesso già è crisi, ce l'hanno la voglia di perdere il lavoro. Hai ragazzi che hanno lavorato fino a 6 anni in nero, in nero, in nero, in nero. Lo sai che è nero lavorare 6 anni? Che devono farsi la maniera di trovare una persona che le rinnova il permesso di soggiorno.
Non ce l'ho vergogna, non ce l'ho paura, non ce l'ho paura di nessuno, perché a te, Eco de Bergamo, DIF, door to door, les he dicho, e conmigo non si gioca. Le cose sono così, e se siguen così, caso suo, perché io non ce l'ho paura di denunciare tutto quello che loro stanno facendo, perché le cose non sono così. Las cosas deben tener uno en regla, no así, fa laburar a la gente negro, farte mal, farte dopo, cuando te fai mal, cuando ya no sirve para loro, manda a casa o mando vía. Así, no se choca con la gente.